Bitcoin è il primo esperimento riuscito di una valuta mondiale che è permissionless, trustless e censorship resistant. Cioè, cosa significa? Che non hai nessun bisogno di alcun permesso o autorizzazione da parte di nessun ente per poterla utilizzare. Non hai bisogno di avere fiducia in alcun ente o istituzione per poterla utilizzare e nessun ente o istituzione al mondo può impedirti di utilizzare i tuoi soldi, la tua valuta. Ecco. Viviamo in un mondo in cui le istituzioni finanziarie, governative e anche le istituzioni private cercano di avere il controllo sui flussi di denaro. E il Bitcoin si pone come un ostacolo a questo disegno, poiché cerca invece di difendere a tutti i costi la privacy dell'utente. In realtà cerca di difendere la privacy dell'utente per motivi esclusivamente funzionali, perché non è possibile avere un controllo AML a livello mondiale istantaneo.